Un saluto a tutti, con questo video vi porto una nuova anticipazione di Terra Amara. Prima di iniziare però, se vi va, vi chiedo di lasciarmi un mi piace e di iscrivervi al canale, per non perdervi le prossime anticipazioni di Terra Amara. Nella puntata della quale andremo a parlare, vedremo Beaccais al centro dell'attenzione, mentre il procuratore discute dell'omicidio di Ankar nel suo ufficio insieme a Zulia. Demir e altri funzionari governativi, durante la conversazione, notano un passaggio molto interessante: nonostante l'assassino abbia cercato di far passare l'omicidio come una rapina, facendo sparire tutti i gioielli, la vittima aveva ancora dei soldi con sé. Questo fa capire che l'omicidio non sia stata una rapina, ma un atto intenzionale commesso da qualcuno che aveva dei problemi personali con la vittima. In un secondo Momento, il procuratore chiede a Zulia ed Emir se hanno qualcuno in mente che potrebbe aver compiuto questo fatto, con tanta violenza contro Ankar. In quel momento, Beatrice e le amiche di Ankar, membri di un'associazione benefica, stanno organizzando una cena di beneficenza in onore della vittima per raccogliere fondi per i bambini bisognosi del villaggio. Sermin, la nipote di Ankar, non crede a ciò che ha appena sentito. Ma Beatrice cerca di rassicurarla spiegando che Ankar era una donna generosa e altruista, nonostante i problemi che aveva avuto con lei. Inoltre, confessa di essere profondamente colpita per la perdita di Ankar. Intanto, all'associazione arriva Zulia che accusa Beakais di aver ucciso Ankar. Beakais reagisce in malo modo e conforza l'accusa facendo notare alla donna la gravità delle sue parole. Ma nonostante questo, Zulia non si arrende e continua a dire che conoscendo molto bene Beaccais, sa benissimo cosa sarebbe capace di fare. Infatti, Ankar e Fekli stavano per sposarsi. Temendo di dover lasciare casa di Fekli a seguito del matrimonio, avrebbe pianificato tutto, facendo scomparire Ankar. Mentre Zulia, minaccia Beaccais, cerca di convincere Demir, a fare piena luce sulla vicenda per far giustizia dato che la morte di Ankar sta distruggendo la sua famiglia. Tuttavia, Zulia confessa di non avere alcuna prova a carico di Beaccais, ma ritiene che solo lei avrebbe potuto mettere in atto un piano così cattivo. Per questo motivo, promette che farà qualsiasi cosa per far venire fuori la verità e fare in modo che Beaccais venga smascherata. Quando tutti tornano a casa, Beaccais discute con gli altri membri dell'associazione sul comportamento di Zulia. Accusandola di aver tirato fuori molte parole senza un senso. Durante una discussione in famiglia, la colpa viene data ad Ilmaz per aver dato troppa libertà a Beatrice, e in questo modo avrebbe avuto il tempo per compiere questo fatto. Ilmaz si discolpa, ma Mujegan interviene ribadendo le parole di Beatrice. A questo punto, Fecheli chiede a tutti di smetterla ma le urla di Beaccais fanno andare via parte della famiglia, lasciando Fekeli e Beaccais da soli. Fekeli dice a Beaccais di andare ad Istanbul fino a quando le acque non si saranno calmate, promettendole il suo sostegno finanziario. Nonostante questo, Beaccais rifiuta la proposta e Fekeli insiste. Fekeli sostiene che Beaccais non ha una buona influenza sulla nipote, perché si intromette continuamente nella loro relazione. Nonostante le ripetute richieste di Ilmaz di restare fuori, Beatrice chiede quindi a Fecheli se crede alle accuse di Zulia. Fecheli la rassicura, dicendo che se avesse creduto a quelle parole, sarebbe già morta. Subito dopo, Fecheli va a prendere le valigie di Beatrice. La zia di Mujagin inizia a lamentarsi con la nipote perché viene cacciata di casa, ma Mujagin nega di averla mandata via. La questione era che Beachai rimanesse per un piccolo periodo per aiutare. Dopo la morte di suo padre Bezzar. E il compito di Fekeli era solo quello di mantenere la tranquillità della famiglia. Fekeli inoltre aggiunge che Beje pensa solo al suo bene e ai suoi bisogni e non al bene di tutti. Ma, Mujegan però è convinta che Beachai sia stata cacciata di casa solo perché Fekeli crede che sia la colpevole della morte di Ankar, credendo alle parole di Zulia. Mugeigan sembra accusare Ilmaz, dicendogli che se Beakais lascerà la casa, anche lei se ne andrà. Ma Ilmaz non la trattiene per nessun motivo e le assicura che è libera di andarsene. Con le lacrime agli occhi, Mugeigan lascia la stanza. Rimasti soli, Fekeli e Ilmaz discutono sulla probabilità che Beakais abbia ucciso Ankar, ma non sono sicuri di nulla. Ilmaz insiste sul fatto che sia importante fare qualcosa e spinge Fekeli ad agire. Ma nonostante questo, Fekeli ritiene che sia meglio aspettare e non fare soffrire nessuno. Beakais, nello stesso momento, fa una chiamata per escogitare un piano, mentre Mugeidan arriva nella stanza della zia e le racconta di aver minacciato Ilmaz per difendere Beakais. Stanca della situazione, Mujaygan piange e afferma che Zulia ha distrutto la sua famiglia. Ilmaz non ha fermato Mujaygan di andarsene e le dice di preparare la valigia portando con sé anche il figlio Kerem. Beakais, però, le sottolinea che facendo così, lascerà liberi Ilmaz e Zulia e che dovrebbe invece rimanere per rendere la vita di Zulia più complicata e vendicarsi di quello che ha fatto a lei e al suo matrimonio con Ilmaz. La mattina dopo. Beaccais era pronta per partire, ma Fecheli la invita a tornare di tanto in tanto. Beaccais si sente imbarazzata per aver accusato Fecheli di credere alle parole di Zulia e Fecheli la rassicura che non c'era bisogno di preoccuparsi. Beaccais, sperava che un giorno Fecheli si sarebbe pentito del male che stava causando, ma a Fecheli non interessavano a nulla le sue preoccupazioni. Dopo aver detto addio a Mugelgan, Besh si avvia verso l'aeroporto. Una volta arrivata, la donna getta la sua valigia in mezzo ai cespugli. Poco dopo si vede con un uomo che aveva ingaggiato per procurargli dei lividi, così può dire di essere aver subito dei maltrattamenti dai tirapiedi di Ankar, a causa delle accuse di Zulia. L'uomo all'inizio non sembrava convinto, ma alla fine accetta di picchiarla a mani nude. Beaccais non era per niente soddisfatta e chiede all'uomo di sparargli al braccio. L'uomo inizialmente non crede alle parole della donna, ma la donna continua a dire di farlo. E alla fine l'uomo accetta. Mentre si prepara a sparare, arriva un cane e per lo spavento l'uomo spara al petto della donna invece che al braccio. Così Beaccais cade a terra. Le anticipazioni terminano qui. Cosa ne pensi? Scrivimi nei commenti, e se il video vi è piaciuto, lasciami un mi piace ed iscriviti al canale, per non perderti le future anticipazioni di Terra Amara. Grazie di cuore, e ciao!